Ma infatti tu si può dire che vivi a cavallo tra due secoli. Infatti ti volevo chiedere, ma appunto Berlusconi, il berlusconismo, che impatto ha avuto Sì. alla società dei tempi e come lo hai vissuto? Sai che a scuola quando si diceva è un uomo dei suoi tempi, mi ricordo che più professori ci dicevano questa frase non ha senso perché ovviamente ciascuno è un uomo del suo tempo. E infatti negli anni ci ho poi pensato, ma però sì, è vero che è ovvio, però potrebbe anche non essere, cioè magari uno è più comunque proiettato al futuro o magari uno è più nel passato. Per questo. E quindi, boh, sì, Berlusconi, che dire, io appunto in quegli anni lì non ne sapevo nulla e arrivavo da... Vabbè, sei piccolo, io in particolare, vabbè, a scuola un anno prima, quindi ero più giovane. A casa mio padre era vagamente comunista, russo, russofilo, no, più che altro antisovietico, quindi c'erano i libri di Solženicyn, no, e così via. E un come si può dire, un dissenso contro il comunismo russo, e ci sta tutto, sovietico. Mia madre se ne fregava assolutamente niente, sono molto più tranquilla e via. Per cui io a scuola studiavo e basta, elementari, medie, assolutamente niente, al limite. Qualcosa sul sesso, ma giusto così, erano le prime avvisaglie, casomai. E al liceo per 3-4 anni abbiamo trovato più che altro un giro di persone che studiavano anche lì e basta. Erano gli anni del famoso sciopero della Fiat, dell'81, mi pare, delle occupazioni, vabbè, quelle penso le abbiamo fatte, le facciamo ancora, e delle Brigate Rosse e tutto quanto, però succedeva, non è che me ne fregasse niente. E poi, boh, diciamo che verso fine anni 80, comunque uno cresce, 18-20 anni, e si sparge la voce, cioè si sa la voce che c'è Craxi, che non è una cosa bella, e che a Torino in particolare c'è Giusy La Ganga, altro nome storico, tanto è morto poi credo non più di un anno fa, e praticamente sono che i socialisti stanno incancrenendo l'Italia, peggio della DC. Ai tempi la DC era questo mostro mafioso più o meno, paramafioso, no? E che poi credo di aver fatto la battuta in qualche video in tempi più recenti. Io un partito che nel nome ci mette cristiano lo bloccherei già subito. Credo di aver fatto la battuta ai tempi dei fratelli musulmani, cos'è, in Egitto e in Libia, no? Perché non puoi, non devi farlo di mettere una connotazione religiosa in un partito politico. Comunque era abbastanza ovvio che la DC su questa ci marciasse, perché credo che chissà quanti l'hanno votata perché c'era scritto cristiana. Comunque, per cui la DC era un problema, ma i craxiani erano un problema peggiore. In quel periodo però cominciavamo a crescere, quindi il problema principale erano i socialisti. E a fine anni 80, boh, a Torino, mi ricordo che si cominciava a cercare lavoro una parte e l'altra, vabbè, io lavoravo già, e vedevo della gente così disperata, gente che poi 30 anni dopo avrei preso e giudicato dicendo siete diventati esattamente il cancro che all'epoca vi dava fastidio, per mille motivi, no? E anche questo credo sia tristemente normale. Per cui appunto c'è questo problema, se non conosci un socialista a Torino non trovi lavoro, è tutto uno schifo, qua e là, su e giù. In breve tempo si arriva a mani pulite e quindi, boh, la speranza che l'Italia cambi. La prima volta ci credi, alla fine io ci ho creduto, credo 3 volte in tutta la mia vita. Adesso direi che insomma la speranza non c'è più. Però sì, quello per cui mani pulite, grazie di Pietro, scritto sull'autostrada Torino-Milano, all'epoca lavoravo spesso a Milano e sembrava insomma una cosa positiva. E poi arriva Berlusconi. Diciamo che in quegli anni lì, pur di dare una spallata, noi votammo Lega, ed era la Lega comunque degli inizi e serviva appunto nel 92, se non sbaglio, la Lega ha superato la Democrazia Cristiana prima che la DC si togliesse poi di mezzo con gli scandali, e quindi era una cosa carina. Dopodiché Bossi, Miglio, Formentini, secondo me comunque erano gente migliore o perlomeno più convinta, diciamo, di un Salvini di adesso, perché nel loro piccolo, tra il razzismo dei meridionali e comunque qualche idea più o meno di federalismo, poteva avere un senso. E boh, io l'avevo votato soprattutto appunto per dare la spallata alla cosa vecchia, quindi tra il 90 e il 92, più o meno. E poi arriva Berlusconi, che ovviamente io conoscevo pochissimo, sapevo che era ricco, sapevo che aveva le TV degli anni 80, quando guardavamo ancora la TV, quindi prima di cominciare poi a uscire, diciamo, tutte le sere, c'era il drive-in, Berlusconi aveva portato i telefilm, insomma, comunque sembrava un figo, no? Ovviamente. E quella cosa della legge Mammì dell'84 era proprio scivolata in cavalleria. Io poi in quel momento mi sono innamorato per la prima volta, ho compiuto 18 anni, proprio la legge Mammì era l'ultimo dei miei problemi. Poi col senno di poi vai a recuperare. Per cui nell'89 Berlusconi compra il Milan, vince tutto, a me il calcio fregava poco, vabbè, quindi Berlusconi è uno bravo, un imprenditore bravo. Scende in politica, vabbè, può essere un'idea, no? Per cui nel 94, boh, vediamo, infatti come dico sempre, abbiamo votato io e alcuni altri amici Berlusconi, Occhetto e Pannella, perché boh, qualcuno diceva che Pannella comunque aveva sempre fatto delle battaglie, che ci può stare, vabbè, non è mai stato neanche troppo simpatico, però
condivido, insomma, in qualche modo. E così niente, proprio Berlusconi, secondo me, in quei primi 6 mesi, da il là al peggio, nel senso che, secondo me, lui voleva fare veramente l'imprenditore dell'Italia e ovviamente non ha potuto farlo a causa degli italiani, insomma, della gente, e in breve tempo quindi lui si è tirato indietro, o meglio, non voleva tirarsi indietro, poi c'è stata la cosa, il ribaltone famoso di Bossi, tutte quelle storie lì, quindi quel 94 fu molto vissuto, diciamo, tra marzo e novembre, quando poi arrivò l'avviso di garanzia famoso e tutto. E quindi poi lui se ne va, poi sarebbe tornato 50 volte, se ne va e secondo me nel suo piccolo lui dice, sai che c'è, gli italiani vogliono pane e figa, io glielo posso dare e in cambio mi faranno imperatore, no? Quindi lui rimane, sì, imprenditore di se stesso, usa tutta la sua potenza, anche carismatica, per distruggere il paese che voleva essere distrutto, mettiamola così. E per cui, boh, finché tutto sommato fa la censura a Biagio, Luttazzi, Santoro, piuttosto che ne so, c'è un po' di schifo nell'aria, ci sono delle brutte persone intorno a lui, però negli ultimi anni, diciamo che, come è giusto che sia, quando ti tocca il portafogli, no? Quando poi l'Italia sta per defaultare, quindi parliamo del 2009-2011, con lo spread, a quel punto uno comincia a incazzarsi, anche perché nel mentre hai conosciuto un mucchio di gente, ulteriormente, e i peggio stronzi, per usare un eufemismo, votano Berlusconi. C'è chi lo vota perché lui è andato in televisione a dire che la Guardia di Finanza è sbagliata e che le tasse vanno evase, c'è chi lo vota perché appunto ha fatto tacere i comunisti, c'è chi lo vota perché lui porta le donne e tu invece sei un piagnone. Di questo sfacelo non se ne può più, arriva il 12 novembre, bottiglia di champagne, vaffanculo, levati dalle palle, e purtroppo non sarebbe bastato, comunque, ok, diciamo che insomma. Per cui sì, diciamo che io li ho vissuti così, gli altri, boh, secondo me li hanno vissuti, considerando che la gente non si ricorda quello che ha fatto una settimana prima, secondo me gli altri l'hanno vissuti come tanto non cambierà mai niente, no? Questa frase è molto da testimone di Geova, questo poi per parlare anche di religione, possiamo parlarne dopo. E così praticamente appunto lasciano correre, tanto sono tutti ladri, tanto i politici in realtà no, Berlusconi secondo me è stato un personaggio cardine di quegli anni e nel male tutto, semplicemente perché fosse stato solo un imprenditore, al massimo sarebbe finito in galera per 5 anni, poi sarebbe uscito con tutto il suo carisma, con tutta la sua bella vita, con tutte le sue televisioni. Io probabilmente non l'avrei seguito perché del calcio non me ne fregava niente, le TV non l'avrei più guardate. Avrei sperato che Guzzanti e Dandini avrebbero potuto trovare un'altra rete televisiva e quindi a me non mi toccava. Il fatto appunto invece di sentire proprio questa puzza nell'aria di gente che in teoria era persone serie, oltre ai poveri stupidi generici, i famosi vicini di casa per dire che lo votavano, dava molto fastidio. E poi adesso abbiamo i finti ricoveri in ospedale, no? Per scappare dai processi. Diciamo che. Ah.